Finora abbiamo spiegato che cos'è un corpo nero, come è fatto il suo spettro, abbiamo definito la radianza, eccetera, eccetera, però non abbiamo spiegato ancora perché lo studio dello spettro di corpo nero fu così importante nella fisica. La sua importanza risiede nel fatto che verso la fine del 1800 i fisici non riuscivano a spiegare per quale motivo lo spettro del corpo nero avesse questa forma, non riuscivano a spiegarsela, a ricavarla in base alla termodinamica e alle leggi dell'elettromagnetismo. Infatti, con la fisica classica non è possibile ricavare la legge del corpo nero. Sarà possibile soltanto nel 1900, grazie all'ipotesi quantistica di Planck, quindi è l'inizio questo della meccanica quantistica. Il corpo nero è importante perché fu una delle cose principali che mise in crisi la fisica classica e che richiese l'introduzione di nuovi concetti di fisica moderna, in particolare la quantizzazione. Vediamo infatti che negli ultimi anni del 1800 Wien e Rayleigh e Jeans derivarono due leggi teoriche utilizzando la termodinamica classica e la radiazione elettromagnetica nel tentativo di spiegare e di ricavare la formula dello spettro di corpo nero. Ma purtroppo nessuna di queste due formule classiche era in grado di riprodurre la curva sperimentale. Infatti la legge di Wien, colorata qui in verde, questa è la legge di Wien, era adatta per le lunghezze d'onda più corte, ma come si vede in questo disegno falliva nel riprodurre la curva sperimentale alle lunghezze d'onda più lunghe. Al contrario, la formula di Rayleigh e Jeans, che è questa, riproduceva molto bene la curva sperimentale alle lunghezze d'onda più lunghe, ma falliva completamente al diminuire delle lunghezze d'onda e portava a quella che si chiamava la catastrofe ultravioletta. Catastrofe perché noi sappiamo che sotto l'area sottesa dalla curva rappresenta la potenza, cioè l'energia al secondo che viene emessa in totale da un metro quadrato di superficie dell'oggetto caldo e quest'area deve essere finita. Invece, sotto la curva della legge del grafico di Rayleigh e Jeans c'era un'area infinita. Quindi, secondo la fisica classica, un oggetto caldo doveva emettere una quantità infinita di energia, che ovviamente è una assurdità. Vediamo meglio queste due formule. Innanzitutto, qui ho riportato la legge di Rayleigh e Jeans espressa in funzione della densità di energia che si trova all'interno della cavità isoterma. Densità di energia nello spazio per unità di frequenza. Infatti noi finora abbiamo visto gli spettri di corpo nero sempre espressi in funzione della lunghezza d'onda, ma molto spesso lo spettro di corpo nero viene rappresentato in funzione della frequenza. Ricordiamo che frequenza e lunghezza d'onda hanno andamenti opposti. Infatti il prodotto della lunghezza d'onda per la frequenza è uguale alla velocità della luce nel vuoto. Quindi al crescere della lunghezza d'onda diminuisce la frequenza e viceversa. Dunque vediamo che la legge di Rayleigh e Jeans, che falliva alle grandi lunghezze d'onda, in pratica fallisce alle piccole frequenze e porta a un'area sotto la curva, che è questa qui, che è infinita, la catastrofe ultravioletta, e riesce a ricalcare la curva sperimentale soltanto per le frequenze più piccole. Invece vediamo che la legge di Wien, che riusciva bene dall'altra parte, cioè alle piccole lunghezze d'onda, funziona bene alle grandi frequenze in questo tratto del grafico, mentre invece fallisce alle piccole frequenze. Per fare il confronto fra le due leggi bisognerebbe esprimere questa densità di energia spaziale dentro la cavità isoterma in termini di radianza, quindi bisognerebbe esprimere anche la legge di Rayleigh e Jeans attraverso la radianza. E questo si può fare ricordando che la radianza, cioè l'energia emessa al secondo per unità di superficie da un oggetto caldo, è proporzionale alla densità di energia spaziale contenuta all'interno della cavità isoterma. In pratica la radianza e la densità di energia sono due quantità direttamente proporzionali. Quindi in pratica questa formula rappresenta una specie di radianza in funzione della frequenza e possiamo fare quindi il confronto, almeno da un punto di vista qualitativo. Vediamo che la formula di Rayleigh e Jeans prevede un andamento quadratico con la frequenza, frequenza al quadrato, che infatti ho riportato anche qua e vuol dire che questa è una parabola che ricalca bene la prima parte del grafico sperimentale, che è questo disegnato in nero.
Quindi Riley e Jeans funziona bene alle basse frequenze. Wien invece aveva ricavato questa formula semi-empirica, semi-teorica, con due costanti da sistemare ad hoc, costanti empiriche A e B, e vediamo che essenzialmente la formula di Wien si compone di due pezzi. La prima parte è una cubica, quindi la frequenza al cubo, che riproduce questa parte qua, tenta di riprodurre la parte delle basse frequenze del grafico sperimentale, questo nero, ma non ci riesce bene. Ci riesce meglio la legge di Riley e Jeans, perché l'andamento alle basse frequenze, l'andamento del corpo nero, è di tipo quadratico e non di tipo cubico. Invece la legge di Wien riesce bene dall'altra parte, dove domina invece la seconda parte, il secondo pezzo della formula, che è un esponenziale decrescente. Questo è l'esponenziale decrescente che funziona bene alle alte frequenze. In questo file Excel ho riprodotto la funzione di Wien da un punto di vista matematico. Al variare della variabile indipendente x, partendo da 0, 0, 1, 0, 2 e così via, ho costruito la funzione di Wien moltiplicando questi due pezzi. Il primo pezzo è la cubica, x al cubo, che è qui rappresentata da questo andamento viola. Infatti questo grafico viola è fatto a partire dalle prime due colonne, quindi x e x al cubo. Poi ho costruito il secondo pezzo, l'esponenziale decrescente e alla meno x, e il suo grafico è questo grigio. Infatti, come vediamo, è costruito con la prima e la terza colonna, x e alla meno x. Infine, nell'ultima colonna ho moltiplicato le due colonne precedenti, come vediamo c4 per d4, e il risultato che otteniamo è questa curva verde, che in qualche modo assomiglia allo spettro di corpo nero e a quella che io ho chiamato impropriamente qui la funzione di Wien, la funzione completa data dal prodotto di una cubica e di un esponenziale decrescente. Vediamo che la cubica domina a piccoli valori di x, dove l'esponenziale decrescente invece vale intorno a 1, ma al crescere di x va a dominare progressivamente sempre più l'esponenziale decrescente e porta tutta la funzione a 0. Dunque, in conclusione, fin qui abbiamo visto che, esprimendo la radianza in funzione della frequenza, come spesso si fa, i due tentativi principali di Wien e di Riley e Jeans di spiegare lo spettro sperimentale del corpo nero fallivano, dimostrando l'inadeguatezza della fisica classica nello spiegare la fisica del corpo nero. In questa immagine vediamo la stessa cosa, e cioè gli spettri sperimentali, che poi verranno spiegati perfettamente da Planck con la sua formula. Sono le linee in nero. Poi abbiamo la catastrofe ultravioletta data dalla formula di Riley e Jeans, questa rossa, e infine la legge di Wien, che funziona bene qua alle grandi frequenze, ma funziona male alle basse frequenze.